Il Mozambico è una repubblica presidenziale dell'Africa subsahariana, affacciata sull'omonimo canale dell'Oceano Indiano che la divide dall'isola di Madagascar. Nel 1975 il paese ha raggiunto l'indipendenza, grazie alla lotta del Fronte di Liberazione Nazionale. Indipendenza seguita da una sanguinosa guerra civile, conclusa nel 92 con la firma dell'accordo generale di pace tra il governo e l'opposizione della RENAMO. Oggi il Mozambico è un paese di 20 milioni di abitanti, che alle elezioni politiche del dicembre 2004 hanno scelto il candidato del Frelimo, Armando Emilio Guebuza, come successore di Alberto Chissano alla presidenza della Repubblica. La pace e la conseguente stabilità politico-istituzionale hanno fortemente contribuito ai progressi realizzati dal paese nell'ultimo decennio, con una crescita del prodotto interno lordo attestata sul 7% annuo. La produzione agricola e il conseguente tenore di vita delle famiglie contadine sono leggermente migliorati e si è ridotto dal 38 al 20% il numero delle persone che vivono con meno di un euro al giorno. Ciò nonostante, il Mozambico resta uno dei paesi più poveri al mondo, con un reddito pro capite stimato sui 200 dollari l'anno, con un terzo della popolazione urbana e due terzi di quella rurale che vivono in condizioni di assoluta povertà. Il 42% della popolazione non sopravvive oltre i 40 anni, il 54% non ha accesso a fonti di acqua potabile, l'analfabetismo supera il 57%, l'AIDS colpisce il 14% della popolazione adulta e fa del Mozambico uno dei paesi più esposti in Africa alla diffusione del virus. L'economia del paese dipende fortemente dagli aiuti internazionali. Nel 2003 il sostegno al bilancio dello Stato dei paesi esteri ha rappresentato una quota del 60% della spesa pubblica. Nel 2004 il Mozambico ha beneficiato di aiuti per circa 700 milioni di dollari. Il debito estero, dopo l'iniziativa di cancellazione HICP verso i paesi poveri altamente indebitati, si è ridotto da 6 a 2,7 miliardi di dollari. L'Italia ha completamente cancellato nel 2002 il proprio credito commerciale verso il Mozambico per un valore superiore a 500 milioni di dollari. In tema di politica internazionale, Maputo vive un forte sentimento di appartenenza all'Africa e conserva un radicato spirito anticolonialista. Il legame col vicino Stato sudafricano, che assicura il 40% dell'interscambio commerciale, si è rafforzato dopo i determinanti aiuti ricevuti in occasione delle devastanti alluvioni del 2000. La raggiunta maturità del paese è stata testimoniata dalla presidenza dell'Unione Africana, affidata al Mozambico dal 2003 al 2004, un segno di stima per il ruolo costruttivo e conciliante svolto dal governo di Maputo all'interno della istituzione. Le relazioni con l'Italia sono tradizionalmente ottime sia sul piano istituzionale che nel campo delle relazioni commerciali bilaterali. Le esportazioni italiane nel paese sono passate da 17,5 milioni di euro del 2001 a 23 milioni nel 2003. Le importazioni sono cresciute in tre anni da 15 a 98 milioni di euro. Attualmente operano in Mozambico circa 20 ONG riconosciute dal MAE, il Ministero degli Affari Esteri, che utilizzano anche fondi della Unione Europea. Progetti e iniziative vertono principalmente sulla lotta all'AIDS e alla malaria, sulla sicurezza alimentare, sulla educazione e sulle complessive condizioni sanitarie della popolazione e dell'igiene ambientale. È in questo contesto, con la consapevolezza e con i propositi che derivano da decenni di consolidate esperienze di solidarietà e di cooperazione, che a fine gennaio 2005 una delegazione della città di Reggio Emilia e della regione Emilia-Romagna si è recata in Mozambico. Ne facevano parte il sindaco della città capoluogo, Graziano De Rio, l'assessore regionale alla cooperazione internazionale Gianluca Borghi, Ivan Soncini, presidente della cooperativa Borea, che promuove la cooperazione internazionale con le aree svantaggiate del pianeta, Serena Foracchia dell'Agenzia Reggio nel Mondo, che ha coordinato lo sviluppo di molti progetti avviati nel paese africano.
L'accoglienza a Pemba, capoluogo di una delle regioni più povere del povero Mozambico, è avvenuta come nei decenni passati, quando le navi della solidarietà, partite dall'Italia cariche di aiuti reggiani, doppiavano il molo del porto. La città di Pemba! Viva! 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 Paranave da solidarietà! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Con tanto calore e con tutte le autorità locali schierate ad abbracciare la delegazione. Per loro Reggio Emilia resta un punto di riferimento fondamentale nel difficile percorso di affrancamento dalla povertà. Gli striscioni della iniziativa Noi con voi, di cui furono protagonisti Giuseppe Soncini e le giunte del capoluogo negli anni Ottanta, sono ancora appesi sulle strade e la gente conosce a memoria la canzone dedicata a Reggio Emilia. Noi con voi, amizadi e onu, noi. A Pemba in tre giorni si sono consegnati e avviati tanti progetti di cooperazione. Uno dei più importanti riguarda i pozzi per l'acqua potabile. Sono 8 realizzati su iniziativa del Comune e della sua agenzia Reggio nel Mondo, con i contributi raccolti anche dall'Ampi di Reggio e dalla Nazionale Cantanti attraverso una partita del cuore. Forniscono da oggi acqua potabile a decine di migliaia di persone di un quartiere, un barrio periferico. Allora, l'intervento è iniziato nel 2003 con un primo sopralluogo, poi nel 2004 siamo riusciti a dare l'avvio al progetto, riguarda la riabilitazione di 7 pozzi e la costruzione di un nuovo pozzo per la comunità di Sciva, sono circa 20.000 abitanti e i pozzi, 6 pozzi esistevano già ma erano totalmente inutilizzabili perché l'acqua era inquinata dagli animali e anche dalle latte che venivano calate giù nello sporco. La comunità adesso ha i nuovi pozzi con le pompe, è stata formata per gestire questi pozzi e le pompe e c'è un orario d'apertura, raccoglieranno fondi per la manutenzione e sono totalmente autonomi nell'utilizzo dell'acqua. Sempre il Comune di Reggio gestirà la realizzazione di un nuovo centro sanitario, denominato Casa della Salute, in un altro quartiere decentrato, definito area di espansione della città, dove ora si vedono solo sabbie e alberi. I cittadini che potranno usufruirne erano tanto felici, alla posa della prima pietra, da regalare al sindaco un cappello di paglia, un fine corallo portato dalle onde sulla loro spiaggia, 3 polli e un capretto. A Pemba manca completamente personale medico locale. Un centro come questo, realizzato nel centro città dalla cooperazione spagnola, è sempre gremito di gente che spesso affida la propria vita alla intuizione o ai pochi farmaci o all'esperienza di un infermiere straniero. Ancora a Pemba la delegazione ha consegnato alla scuola primaria Unidade quaderni, matite a colori, acquistati grazie ai soldi raccolti dai bambini e dai genitori della scuola elementare di Gavasseto, di Reggio Emilia. Un piccolo, importantissimo gesto, accolto con il consueto calore e accompagnato dalle lettere, bellissime e colorate, dei nostri bambini ai loro coetanei della città africana. Caro bambino di Pemba, carissimos amigos di Pemba, come te la cavi? Come stai?
Da noi è il periodo di Natale. Da noi è il periodo di Natale. Da voi si festeggia il Natale? Da vostra parte a me si festeggia il Natale. Qui nevica solo in inverno e forse chi... in autunno. E chi sotto? Ma quello lì c'è sotto la buena e cosa ta fessida. Un incontro alla scuola secondaria è invece servito a Borea, il gruppo volontariato civile, per preparare la realizzazione di un secondo laboratorio informatico, che assieme a quello di Maputo e ad un terzo previsto in Brasile, costruirà una rete di relazioni online tra i giovani di aree povere del mondo e i ragazzi dei nostri istituti superiori, Iti, Zanelli, Moro, Liceo di Castelnuovo Monte. Diversi, sempre a Pemba, gli incontri istituzionali significativi. Con il vescovo Don Ernesto, dopo un incontro in cattedrale con la comunità cattolica del capoluogo. Il sindaco Agostino Ontuali, che ha accompagnato in ogni luogo la delegazione reggiana. Con alcuni vecchi combattenti del Frelimo che hanno abbracciato commossi il figlio del loro amico Giuseppe Soncini. Agenda piena anche per i soli due giorni trascorsi a Maputo, la capitale del paese. Il momento più significativo è stato l'inaugurazione del laboratorio informatico, realizzato dalla regione Emilia-Romagna e da Borea nell'ambito del progetto SchoolNet, alla scuola Nord-Est 2 nel quartiere popolare di Maxachegna. È un bairro con molta popolazione. E questa popolazione tutta olha per questa scuola come un unico sito per il rifugio per le sue necessità in termini di istruzione e formazione. Meu nome è Simão. Vale Flora andava. Andava andando. Io chiamo Antônio. Antônio White, Big White. Io chiamo Felipe Julião. La scuola è una scuola superiore, frequentata da più di 1000 ragazzi che fanno 6 turni, ragazzi e ragazze, e in questa scuola abbiamo montato un laboratorio di informatica. Questa scuola diventerà gemellata con Reggio Emilia, che sta appoggiando insieme alla Regione Emilia-Romagna questo progetto, e questo laboratorio di informatica permetterà ai ragazzi che vivono una problematica molto difficile di poter da un lato imparare alcune nozioni di informatica, dall'altro anche accedere a internet e quindi avere anche una forma di svago, di alternativa a quella della strada, diciamo. Inoltre questo accesso a internet verrà aperto anche alla comunità di questo quartiere. Questa è una scelta che abbiamo fatto, di non voler impiantare un laboratorio di questo tipo in una scuola tra virgolette di ricchi, proprio per dare l'opportunità anche a ragazzi più svantaggiati di poter avere delle nozioni di informatica e di poter accedere a internet. Un centro che ha messo in collegamento il primo giorno di attività Reggio e Maputo, i ragazzi e studenti delle loro scuole, i loro insegnanti. È stata una sfida notevole quella di tentare di costruire una porta telematica con un'altra parte del mondo. Io credo che questo sia molto coerente con le sfide tecnologiche e con le sfide che dovremo affrontare in futuro per migliorare le nostre conoscenze
diventa il modo per convivere tutti i giorni con altre parti del pianeta, avendo gli strumenti per farlo in modo adeguato e qualificato. Un centro di aggregazione, oltre che uno strumento di relazione con il mondo, la cui importanza è stata sottolineata dalla presenza dell'ambasciatore italiano in Mozambico, dottor Guido Larca. La città di Reggio Emilia, che ha una storia di relazioni molto particolare con Mozambico, in quanto aiutò i mozambicani mesmo no periodo da luta per libertação e poi in varie altre occasioni. Então è un mio dovere, un prazer accompagnare questa delegazione per questa cerimonia di inaugurazione. Ad aggregare e a fornire un'alternativa educativa e civile al semplice vivere nella strada sarà anche il centro sociale inaugurato in un altro quartiere, sempre con il contributo di Borea della regione. La gente ci andrà per il cinema, per il teatro, per corsi di formazione, per stare assieme condividendo obiettivi di lotta alla diffusione dell'AIDS e dell'alcolismo. Sarà gestito da giovani cooperative di ragazzi del posto, che hanno salutato alla loro maniera la delegazione reggiana. In pochi giorni si sono viste realizzate tante cose, frutto di lungo e impegnativo lavoro. Per tante altre, non meno importanti, si sono gettate le basi. Se l'obiettivo era rilanciare su di un alto profilo di contenuti e iniziative le relazioni tra la nostra terra e il Mozambico, l'obiettivo è stato raggiunto. Siamo qui per il dovere di cooperare. Siamo qui per il dovere di sentirci parte di una comunità, ed è per questo che abbiamo voluto partire dall'educazione, dalla formazione, dalla relazione fra comunità a Reggio Emilia, qui a Maputo, di giovani, perché il futuro è nelle vostre mani. Un buon auspicio, perché il fine quotidiano della solidarietà internazionale, fare sentire un'amicizia e una presenza non sporadica ai fratelli poveri dell'Africa australe, continui ad essere perseguito. Ingisani che va makwero u switiva le swaku lo misaveni mukakarata asida la dlaya loko so lukumile sida la kunhoko ka ni mukamatihlo ni mukatindleveni va ku teka va ku helaka ta xibedhlele se u file.